Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Onda TV. Oh, torniamo un attimo su qualcosa di nuovo. Ho appena acquistato, un po' che volevo farlo, ma fino adesso non l'avevo mai fatto. Ho acquistato Terrestrial by Psychtronic. È un gioco che aveva già portato uno di noi, che perdoni, ma non mi ricordo più chi, un po' di tempo fa, probabilmente appena uscito. È un gioco molto interessante, lo reputo un gioco molto interessante perché è un gioco multi-evento che va a omaggiare diversi titoli. Ride Over Moscow, Bichid, Cabal e Star Strike anche, che è un vecchissimo gioco per Atari 2006. E anche su Intellivision, che sono riuscito a recuperarlo, dell'81-82, che va a ispirarsi alla morte nera, Star Wars e quella roba lì. Quindi si è detto tanta roba in Terrestrial. Ride Over Moscow, che devo ancora portare, che è un bellissimo titolo, che purtroppo va a trattare argomenti dell'epoca che purtroppo sono d'attualità, purtroppo ancora anche oggi, non più di allora quasi. La guerra fredda, purtroppo è un titolo molto bello, che a tal proposito io non l'ho ancora portato, ma andate a rivedervi, che lui l'ha portato con quello, me lo ricordo, l'ha portato con in una maniera completa, nella maniera più completa possibile, mi racconti un gioco bello, andate a rivedere, a ripescarlo, poi lo porterò anch'io prima o poi. E Terrestrial va a farci rivivere questi grandi classiconi del passato, ma in un'ottica aliena. Non c'è guerra fredda, non c'è di mezzo America, Russia e tutte quelle cose lì. Quindi ma poi c'è dentro Cabal, c'è dentro Star Trek, come dicevo, Bichid, che Ride Over Moscow e Bichid sono dello stesso programmatore, se non vado errato adesso. Quindi, ma questo bel titolo, e l'ho appena acquistato, quindi lo gioco praticamente per la prima volta insieme a voi. Ho letto qualcosa della storia, che su questo accampamento lunare vengono in avvicinamento queste astronavi aliene che minacciano la Terra, e noi siamo lì di pattuglia nella zona, e siamo un comandante intergalattico, quelle cose lì, e dobbiamo andare a evitare tutto ciò, evitare l'invasione aliena. E fatto tutto questo in una dinamica di 3-4 classiconi del passato, con un gioco stile Ocean multievento, bello, mi piace. Poi col ritocco grafico odierno su Commodore 64, ecco qua il capitano, come si chiamava, non mi ricordo, ma saltiamo tutto, che tanto non ci importa molto, ve l'ho già raccontata io storia in breve, quella lì, c'è poco da fare. Così saltiamo i tempi di caricamento. Ho la versione sia cartuccia che floppy, sto facendo girare la versione floppy sulla SD, e quindi sempre su Real, ovviamente. E quindi andiamo a farci una partita, andiamo a vedere questo Terrestrial, che volevo portare anche, intanto che carica, a Pig Quest. Ho praticamente preparato tutta la serie, ma volevo aspettare a pubblicarla, perché cos'è che è successo? È successo che questo è un anno che l'ho acquistato, il fisico, e deve ancora arrivarmi, cioè non le concepisco io quelle cose lì di, scusate questa parentesi, ma di totale disorganizzazione. Questo è, perché adesso dai, non puoi farmi, il digitale è già disponibile da un anno, non puoi farmi anticipare fior di soldi, perché per amor del cielo, se li paghi, e poi senza neanche nessuno che ti dicesse niente, tra le altre cose, aspettare un anno per avere una coppia di non, secondo me non esistono quelle cose lì, e se è così veramente mi guarderò di acquistarli ancora in futuro, perché sono opere d'arte, tutto quello che volete, ma però mi girano i coglioni, sinceramente, pagare anticipatamente fior di soldi un anno prima, un anno, e poi adesso ho scritto a quelli lì di Protovision, mi dicono ci piacerebbe mandare le copie, ma siamo indietro col lavoro. Ma che cazzo significa? Allora aspetti io non lo so,
siamo nel 2024, io non le capisco quelle cose lì. So che attendo con ansia un altro titolo che attendo con molta ansia è Impossible Mission 3 e ovviamente voglio prendere assolutamente il fisico perché sono i miei preferiti in pratica. E spero che non siano quel pandomini lì e spero che non sia Protovision a gestire la cosa. Psytronic fortunatamente non succedono, almeno non mi sono mai successo di aspettare un anno e più senza che nessuno oltretutto ti faccia sapere niente. Allora, livello di difficoltà, torniamo terrestre. Soldato, capitano, generale. Cosa cambia? Il numero delle vite cambia. Il soldato non mi ricordo adesso, hai 30 vite, qua ne hai 20 e qua è generale 10, qualcosa del genere. Facciamo capitano una via di mezzo. Allora, oh, Ride Over Moscow e anche Beachhead. Ride Over Moscow totale come primo. Allora, Ride Over Moscow è stato famosissimo per il famosissimo, ancora deve caricare, che palle, il famosissimo livello dell'hangar. Penso che tutti si ricorderanno il famosissimo livello dell'hangar, dove per uscire con l'astronave, ma che non era poi così neanche complicato, ma ci si scherza. Ecco qua, va a riproporre i Fausti del passato, ma abbiamo un razzo più di un'astronave, avviciniamoci alla botola che questa volta è dall'alto, perché sta andando così storto, poi me la apro a un certo punto. E noi dobbiamo, no, perché non chiudete la botola, perché voglio uscire io col mio razzo, via, fuori, già le prime difficoltà. Ecco che un'entità aliena, io sono quel mirino lì, si sta avvicinando verso la luna e noi dobbiamo andare a disinnascare la prima minaccia di questa forma ostile aliena. E cosa consiste la prima missione? Adesso lo scopriremo appena facciamo meglio, fai girare la versione cartuccia, cribbio che c'ho anche l'altro che me lo legge, che avrebbe fatto più rapidamente i caricamenti. Ah, ecco, vabbè, BC totale questo. Cosa consiste? Consiste nel dover distruggere quelle cose qua prima che mi sparino loro. Mi colpiscono tre volte e perdo una vita. Ok, ma che bastardata è? Non faccio in tempo a arrivare da un angolo all'altro. Poco da fare. Io posso alzare o abbassare la mira del cannone, ma secondo me non conviene. Basta lasciarla sempre alta, perché avremo anche il tempo forse per colpirne qualcuno di più. E poi ci sarà la fase di distruzione delle astronavi madre aliene. Io non abbasso il colpo perché sto bene così. Se me le manda tutte da una parte, quelle lì sono impossibili da andare a prendere, non fa in tempo e mi farò colpire, pazienza. Bisogna uccidere un certo numero di astronavi e poi passare alla fase successiva. La fase successiva è come Beachhead, si spara e poi lui ti dice lì nell'angolo se sei basso, se sei alto, più 224, quindi devo abbassarmi una cifra esagerata, poi provare a risparare e vedere dove sono, meno 70, quindi mi sono abbassato troppo. Guardiamo così com'è, cosa mi dice, meno 14, prima che mi colpiscono loro, qua dovrebbe essere ok, prima cosa è distrutta. Bene, 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 bene. Prima astronave distrutta. Bellissimi quei livelli qua. A me mi piacevano tantissimo. Proviamo a colpire questa, a vedere dove sono. Cosa mi dice? Ma perché non mi dice un cribbio? Devo colpire quei cosi di bianchi io. Più 7. Quindi devo abbassarmi di 7. No, adesso non ho visto. Non ho visto. Dai, prima che mi... No, cazzo. Ho sbagliato io. Cos'era adesso? Non leggo bene i numeri perché c'era un colore. Cos'era adesso? Cazzo. Non mi ricordo, non ho visto che numero era. Più 21. Quindi devo abbassarmi. Di 3. No, ho sbagliato ancora. Meno 21. Siamoci. Sto impiegando troppo tempo. Due li ho colpiti, spariamo la terza,
Vediamo cosa mi dice. Più 357, sono altissimo, devo abbassarmi. Sono a 20, teniamo a mente che sono a 20, così vedo 9, più 98. Abbassiamoci ancora. Più 56, palle, devo abbassarmi del tutto. Intanto l'altro mi ha colpito e poi mi riparte il counter da zero. Adesso non mi ricordo più cos'era, ma ho fatto una cazzata perché potevo farlo anche al contrario. E mi fa perdere un sacco di tempo. Come più 63? Meno 21. Che palle. Ok, e questa è colpita. È un casino quel livello qua, eh. Meno 308, devo alzarlo a cannone. Devo alzarlo a cannone e fare presto. Adesso anche lui mi sa che ti cana più 56. Anche lui ti cana un po' di volte, poi ti, tre volte, poi ti colpisce, o due volte, poi ti colpisce. Più 7. Dai che lo colpisco. L'ho colpito, ma ha colpito anche lui, grazie. Però l'ho colpito. Andiamo su questo. Più 329, devo abbassarlo, una cifra esagerata. Proviamo. Meno 77, troppo. Ho abbassato troppo. Meno 21. È colpito, ok. Andiamo all'ultimo di questa mega astronave gigante. Meno 315. Siamo una cifra. E mi ha colpito, no. Sono a 78, però il prossimo colpo mi colpisce. Meno 63. Dai, colpiscilo prima che mi colpisca lui. Più 7, cazzo. E mi ha colpito. Ero a 87. Non lo so, non mi ricordo. No, meno 7. Allora va bene così. E cazzo! Perché meno 21? Ok, ma ce n'è ancora di quell'astronave qua, maledetta. C'è ancora un puntino. Gigantesca l'astronave. Più 210, devo abbassarmi un. Una cifra esagerata, sono a 53, teniamola a mente. Meno 35. Non colpirmi, maledetta. No, più 14. Che palle. E questa è andata, dai. Questo è bellissimo quel livello qua, mi piace tantissimo. Mi piace lo stile, sono a 60, guardiamo se mi dà un riferimento prima che mi uccide. Era più 37 a 60. Era così, non lo so, ma vediamo. Più 350, sì, buonanotte. Devo abbassarmi, ma me l'ha cambiato? Devo andare giù quasi a zero. Più 133, dai, veloce. Più 42. Più 7. Adesso dovrei colpirlo. E l'ho colpito! E abbiamo finito il livello. Bello, eh? Bello ma impegnativo. Molto impegnativo. E quindi. Oh, abbiamo finito. No, abbiamo finito un crib. Abbiamo distrutto l'astronave aliena. Però adesso dobbiamo andare a distruggere questi insediamenti alieni sulla Terra o in orbita terrestre. E quindi cominciamo da questo. Per allungare il brodo hanno fatto una storia del genere, ti fanno rifare un attimo i livelli e ti fanno fare cose diverse, nuove. Vediamo dove ci, in che livello ci manda. Bello però, molto bello, molto bello. Mi piace veramente.
piace come prodotto, come tipologia di prodotto, una rivisitazione moderna a alcuni classici del passato, gloriosi anche su Commodore 64. Soprattutto su Commodore 64. Oh, questo è preso da. Questo titolo è preso da un titolo vecchissimo dell'Atari 2006 dell'81. Riportato anche poi su un television che sono riuscito a recuperare, ce l'ho tutte e due, e si chiama Star Trek, che è un chiaro riferimento alla morte nera di Star Wars. Devo semplice. Io posso alzarmi e abbassarmi, devo evitare quei colpi lì che non posso, quelli lì verdi, e cercare di distruggere le astronavi aliene. I macini, devo evitare. Vaffanculo, posso regolarmi l'altezza, ma anche loro si spostano in altezza. Molto bello, sul televisione è bellissimo questo gioco qua, me lo porterò ovviamente. Basta, eh? E vaffanculo, maledetti. Perso due vite qua. Devo evitare di perdere due vite qua. Oh, ecco l'astronave. L'astronave aliena infame. Invece devo evitare i razzi. Chiaramente. Perché altrimenti muoio, porco. Fino alla sua distruzione. Va bene. E fino a qua ci siamo. Andiamo avanti. E questo era Star Strike, bellissimo quel gioco qua, veramente bello. Caricamento, era l'omaggio a Star Strike, vedete, un multievento, un gioco molto vario, no? Fatto in questa maniera qua, il risultato diventa molto vario, anche se alla fine sono alla fine 5-6 livelli che si ripetono. Adesso dovrebbe esserci un livello. Oh, Cabal! Cabal, omaggio a Cabal. Qui però. In quel livello qua non dobbiamo uccidere nemici, non dobbiamo fare cose, ma il nostro obiettivo è distruggere i palazzi. Uccido questo perché è un rompicoglioni abbastanza importante e quindi me ne sbarazzo subito. Ma il mio obiettivo è distruggere i palazzi. Dovrei distruggere anche il carro armato perché sono fastidiosi. Ma se riesco a distruggere rapidamente i palazzi, ho finito il livello senza farmi uccidere. Ma devo ucciderlo, cosa mi manca? Questi? Che cazzo mi manca? Ah, ma anche i muri lì, ma che palle. Adesso c'è il carro armato lì che mi infastidisce parecchio, quindi lo distruggo se riesco prima che mi distrugga lui. Cosa cazzo devo distruggere ancora? Questi? Va bene. Sono riuscito a non perdere una vita, però. Quindi il piccolo omaggetto a Cabal, questo ho fatto. Questo lì, insomma, non posso sparare bombe, non posso fare capriole. Una riduzione di Cabal, dai, una cosa simpatica messa lì così, di Cabal. Tanto per ricordarcelo un attimo. Adesso invece dovremmo andare a fare un livello che si ispira, un paio di livelli che si ispirano a Ride Over Moscow direttamente. Eh sì, qua abbiamo un carro armato in Ride Over Moscow, guidavamo un'astronave alla Zaxxon, qui non possiamo volare ovviamente perché siamo un carro armato, ma dobbiamo spostarci a destra e a sinistra in questo livello isometrico, stando attenti a quelle cose lì gialle che sono bombe, mine, e stando attenti a evitare tutti gli ostacoli, tipo io non posso distruggere quella parete lì, devo spostarmi per evitarla. E basta, e devo stare attento a prendere la strada giusta e non andare a schiantarmi in cose strane. Devo stare attento anche a passare il ponte perché ha un leggerissimo difetto di collisione sui sprite quando si attraversa i ponti, esattamente come l'altro gioco che avevo portato, che era un Seuk. Lo ricordate? Ad Halloween. Adesso mi sfugge il titolo, perdonatemi, ma. E basta, dobbiamo cercare la primo giro abbastanza semplice, ma poi si complica abbastanza, perché poi ovviamente alcuni livelli te li ripropone, poi ti allunga il brodo e ti va a fare il giro 3 o 4 volte.
semplice, abbastanza semplice. Quindi andiamo avanti fino alla fine del livello, spianiamoci la strada, distruggiamo ripetitori, distruggiamo case, distruggiamo tutto quello che ci si parla davanti fino a... ecco il sistema anticarro che praticamente distruggiamo razzi, distruggiamo tutto e siamo arrivati, quindi niente di complicato, niente di particolarmente complicato al primo livello. Però la menata è che se per sbaglio moriamo, questi li distruggo per sport. Dobbiamo rifarlo tutto da capo il livello, quindi importante. Aspettate che faccio ripartire questa prima che mi si blocchi. Ah, questo altro livello ispirato a Ride of the Moskov, leggermente diversificato da quello che era Ride of Over Moskov, perché in quel livello qua, in Ride Over Moskov, dovevamo distruggere le postazioni. Io posso alzarmi e abbassarmi e il mio carro armato, ma no, diventava colorato quando potevo sparare. Invece qua devo sparare alle postazioni con la luce verde, regolo l'altezza e tutto lì, niente di che. Quindi devo andare a colpire quelle che si illuminano di verde, regolarmi l'altezza. E allora questo conviene portarselo distante, perché sennò rompi i coglioni. Era così anche Ride Over Moskov. Una volta che è distante, stando attenti a quelli che sparano, anche vado a cercare di colpire questi. Porco il diavolo, porco. No, sto facendo schifo, sto prendendo un sacco di vita in quel livello qua, che in realtà è semplicissimo, è uno dei livelli più semplici, perché mi sto complicando la vita da solo. Ok. E una volta distrutti tutti questi, portiamocelo di qua. Si è perso un sacco di vita in quel livello qua, ma ci rendiamo conto. E bisogna finire il gioco entro le vite e distruggere tutte le postazioni, cosa non semplice. Una volta fatto questo, devo distruggere le ultime due e poi il livello terminato, quella centrale. Aspettiamo di attrarre questo di qua, altrimenti mi rompe le palle. E distruggiamo l'ultimo. Postazione, livello completato. Molto bene così. Molto interessante. E va a omaggiare diversi tipi. Quindi dopo questi livelli qua verranno ripetuti. Ho distrutto il primo campamento alieno. Adesso me ne mancano due. Non so se ci sono altri livelli diversi, perché come vi dicevo l'ho appena preso, è la seconda partita che ci faccio, quindi non posso saperlo al momento, ma qui sicuramente con le poche vite che mi sono rimaste non vado avanti ancora tanto, quindi potrete scoprirlo, non vi spoilerò tutto il gioco, anche perché non è uscito tantissimo tempo. Ritorniamo, perché adesso dobbiamo andare a distruggere la seconda postazione, che è un bel omaggio al livello dell'hangar di Ride Over Moskov, assolutamente non può mancare. Cioè era stato un livello strepitoso. Via, prima che si richiudi e via. Quindi adesso andiamo, penso che sia uguale, o quella centrale mi sa che non puoi andare subito a prenderla, o prendi quella di destra o quella di sinistra, penso, andiamo a sperimentarlo. E in pratica ti fa rifare i livelli, alcuni livelli più difficili, se non sbaglio. Andiamo a vedere che livello ci fa fare a questo giro. Vediamo un po'. Su, è più veloce da cassetta. Tanto che floppy di qua e floppy di là. E andiamo a terminare la nostra partita. Molto molto bello, però è veramente molto... oh no, è ancora a livello alla Star Trek questo. Bello, bello, mi piace tantissimo. Vi farò vedere la versione in television, che è veramente molto bella,
anche quella Atari, però il television si eleva proprio per il suo stile, come l'hanno fatto, veramente molto bello. Qua bisogna stare attenti a quei colpi qua verdi che non puoi distruggere, e se ti colpiscono perdi una vita. Potrei alzarmi. Oh, che palle, odio quel livello qua, odio i massi, perché è un casino. Io odio quei giochi qua, la Zaxxon, dove non capisci mai un cazzo di qual è l'altezza giusta. Questi livelli isometrici è difficilissimo orientarsi. Perdi vite così. No, fatemi colpire. Sarebbe da distruggerli ogni tanto. Non sarebbe una cattiva idea. Ah no, ma... anche qua ho perso un sacco di vite. Oh, qua mi sparano anche raggi. Ma quanto è lungo? Ovviamente, come vediamo, è un livello molto più lungo rispetto alla prima ondata. Ecco ancora il boss. Spari i razzi. Se si fa con calma non è complicato, Ho perso meno vite qua al boss che neanche durante tutto il livello. E questo è andato. Quindi ti fa rifare un po' di livelli, no? Poi ci sarà il livello cava, il livello Ride of Moscow con i carri armati. Magari te lo fa fare anche con l'astronave dopo, chi lo sa, è ancora il livello della base. E poi non lo so. Non lo so. Lo scoprirà chi lo giocherà e cercherà di finirlo. A livello facile penso che sia troppo facile. Anche qua sono la seconda partita, quindi sono già avanti molto. Stessa cosa. In questo livello bisogna distruggere gli edifici. Questo potevano farlo un pochino meglio, Non sto parlando di... un po' più completo. Devo distruggere anche questi, vero? Sennò poi mi rompono le palle. Il carro armato devo distruggerlo perché... altrimenti mi rompe le palle. In maniera importante. Poi mi dà un attimo di tempo per... ma poi arriva subito l'astronave. Vabbè. Rompono i coglioni, però. Ok, mi lascia quel tantino di tempo che so perlomeno distruggere questo. Dai, prima che distruggi anche il muro. Cosa mi manca? Anche questi qua. Anche questi qua i primi. Vabbè, ce l'ho fatta. Andiamo avanti. Ci sarà adesso cosa? Il livello del carro armato oppure il... non lo so, vediamo che livello mi dà. Molto bello, però è piacevole da giocare. Mi piace perché l'ho già detto mille volte, ma va a farci riemergere vecchi ricordi con grandi glorie del passato, vecchie glorie del passato, sempre piacevoli. Eh sì, quello è ancora un livello del carro armato, ma più bastardo, però, a quel giro qua. Livello del carro armato più bastardo. Quante vite ho? 6 o 7. Vediamo se riusciamo a farlo, perché questo è già molto più complicato. La menata di quei livelli qua, come dicevo, è che se muori ti fa rifare tutto il livello. Questa cosa potrebbe rivelarsi abbastanza frustrante, perché quel livello qua è fatto abbastanza male, Su certi passaggi del carro armato è veramente al di là del pixel perfect, non capisci benissimo la posizione che devi mantenere, il difetto del ponte e tutte quelle cose qua. Vado sotto perché mi arriva un aereo rompicoglioni che mi distrugge altrimenti. Qua devi passare dove vuole lui, perché sennò tante volte muore. Stavolta me l'ha data buona. Creiamoci il passaggio, creiamoci la strada. Poi c'è un passaggio dopo che difficilmente riesco a superare, perché è veramente... ma che cazzo, no, le bombe gialle di Cribbio che... anche le mine lì sono
questo non posso distruggerlo, ma se gli passo sopra sono un mini anticarro probabilmente. Quindi devo starci all'occhio dove cazzo metto i cingoli. Non facciamoci distruggere da questo sopra. Prima di andare a schiantarmi contro. Distruggiamo gli aerei. Devo essere riuscito a superarlo, che cosa ci sarà. Dopo di questo ci sarà l'altro livello. Andiamo sotto. E poi arriva l'aereo. Mi rompe i coglioni che non posso neanche distruggerlo oltretutto. Stare attento alle mine anticarro. Ah, guarda dove le ha messe quei maledetti. No, maledetto. Muori. Ecco, questo è un pezzo che adesso arriva bastardissimo, perché non riesci bene a capire dove cazzo devi passare. Vedete quei passaggi qua. C'è ancora l'aereo. Ma sono quei passaggi qua. Mamma mia che culo. Che sono veramente difficili da interpretare. Dove cazzo puoi passare e dove no. Distruggiamo gli aerei, distruggiamo tutto. Speriamo di non incontrare ancora cose strane. Ce l'ho fatta, sono arrivato, Deve essere arrivato. Quindi come vediamo lo fai 2 o 3 volte e poi niente di... Non ti crea grossi problemi. Ok, ancora il livello del... Anche questo è molto bello di livello. Mi piace come livello. Aspettiamo un attimo qua la... astronave, poi andiamo di là. Se si fa attenzione, questi non sono difficili. È un po' più difficile adesso perché... ovviamente sono un po' più veloci loro, ma... però... bisogna avere un attimo di pazienza, fare quel livello qua. Abbassati, abbassati, ok. Vedi, sono coglione perché... cioè, questo è un livello facile, relativamente facile. E riesco a farmi uccidere. Perché sbaglio i tempi semplici. Da interpretare, dai. Aspettiamo un attimo. Guarda che adesso mi incula, Lo sapevo. Niente, sto perdendo tutte le vite nel livello probabilmente più facile del gioco. Porca troia, porca maledetta. Ok. Peccato perché ho perso un sacco di vite, stupidamente oltretutto. Colpiscilo. Okay. Comunque ce l'abbiamo fatta, di scherza ce l'abbiamo fatto. No, non so se adesso ti dà un livello in più, Vediamo. Abbiamo distrutto ancora la... no, distrutto anche il secondo. Niente, adesso ripartirà... scenetta dell'hangar e poi, ma sicuramente ci sarà anche, mancano ancora 2 livelli di Ride of the Moscovo, o magari c'è qualche altra sorpresa, vediamo, perché adesso ho 3 vite, quindi ormai, sì, c'è ancora il livello del uscire con l'hangar, che questo è sempre piacevole comunque da fare. Su, non noto particolari difficoltà. Adesso muoio in quel livello e adesso andiamo a fare l'altra sezione e vediamo cosa ci propone. Sono, si allunga il brodo riproponendoti gli stessi livelli più difficili. Essendo un multi caricamento su floppy avrebbero potuto anche fare qualcosa di meglio, non per dire, però, perché... però è un buon titolo, un ottimo prodotto comunque, anche perché il prezzo in digitale è buono, quindi...
poi magari ci sono anche livelli più vari, soprattutto sicuramente manca qualcosa. Anche in Cabal avete visto che l'ambientazione cambia l'ambientazione, perlomeno fai stile Cabal, ma cambia l'ambientazione. No, mi fa ancora fare un livello Star Trek. E qua saranno cazzi amari, perché sarà molto più veloce e quindi più difficile. E più lungo sicuramente sarà. Eccoli. Oh. E vaffanculo, non riesci a capire bene quando, perché ti colpiscono. Troppo veloce qua. Siamo alti che rischi meno. Però dopo abbassiamoci, sennò ti scontri con questi. Quindi. Utilizziamo queste creature aliene, ostili. Aiuto. Sì, rimane un attimo concentrati. Nulla di complicatissimo. Se lo rifai due o tre volte lo finisci tranquillamente quel gioco qua. Non è niente di. Però certo c'è anche l'altro livello di difficoltà che lì con 10 vite in meno. Un bel paio di maniche. Altra volta con l'astronave. E vai, un culo. Ormai non ho più vite. Sarà sicuramente anche più resistente, ma ce l'abbiamo fatta comunque. Ce l'abbiamo fatta comunque. Andiamo avanti. Adesso riproporrà il livello Cabal. Vediamo se cambiano lo scenario, perlomeno. Però mi piace davvero. Ho fatto bene acquistarlo. Sono contento di averlo acquistato perché è fatto bene. Poi porteremo anche Ride of the Over Moscow. BC l'avevo già portato, sì, ancora Cabal, no? Cambia l'ambientazione, mettono qualche palazzo in più, ma in realtà l'ambientazione non cambia. Non posso sparare bombe, non posso. Cioè, fallo completo già che lo fai, perché non. Perché lo devi fare a metà? Guarda questo come spara veloce la maledetta astronave. Mi immagino questo allora, e distruggerlo rapidamente. Posso uccidere anche io mini, ma quelli perderei solo tempo perché non è che mi danno così fastidio in realtà. Loro sì. Ehi là. Guarda come cazzo spara veloce. È anche parecchio resistente. Ok. Dai, svegliamoci. Anche i palazzi sono più resistenti e un po' più complicato, sì, però. Aia. E questo spara veloce però, eh. Cazzo mi manca. Sempre. Cosa mi manca? Guarda una granata, guarda che c'era una granata! Ho visto una granata, ma allora ci sono le granate! Dopo. Non è vero che non ci sono. Rimangio quello che ho detto. Ho visto una granata, cab. Cribbio. Magari era solo da far esplodere. Comunque sono morto. Ho perso tutte le vite. Già comunque rimane bello impegnativo, almeno a livello medio. Niente di complicatissimo. Ma sicuramente a livello difficile può risultare una bella sfida. E sicuramente sono sicuro che ci sia anche qualche altro tipo di livello da scoprire. Non può essere altrimenti. Prima di finire, soprattutto nel livello finale. Bello, consigliato, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao.